Ciao gamer, benvenuto da Pochi Gamers. Oggi andiamo a vedere la battaglia di Andrea e siamo un pochettino più tranquilli, più in relax. Possiamo berci un po' di tè, magari mangiarci un muffin. Basta, basta, una 3 contro 3 perché sì. E ci sono 3 leggendari per l'avversario, quindi andiamo subito a vederla. Comincia la battaglia di Andrea contro Niklas. Penso sia la musica standard, non... Sì, è la musica standard. Allora, oddio, il cubo di... Quanto odio questo Pokémon. È brutto, è bruttissimo. Cioè, è un blocco di ghiaccio tagliato a metà. Cioè, non so. Gli avranno provato a ghigliottinarlo in orizzontale. Vabbè. Terremoto su Goodra che non gli farà nulla, presumo, esattamente. Perché Goodra è un buon tank. Allora, Diancie. Vediamo se predicta. Ha predictato un lanciafiamme. Ok, ok. Quindi Diancie, essendo un tank speciale o fisico. No, allora, c'è una cosa che devi sapere, gamer, per quanto riguarda i leggendari. A me non interessa assolutamente nulla dei leggendari. Non so le loro stat, non so nulla. So solo che la loro abilità di solito è pressione. Abilità base per un leggendario. Cioè, Nintendo, no, Game Freak, anzi, quando ha pensato ai leggendari ha detto: che abilità gli diamo? Cioè, dobbiamo davvero pensare a un'abilità? Perché non gli mettiamo pressione? Cioè, proprio la buttano lì. Metal testata su Arc. No, mi rifiuto di dargli un nome. Su cubo di ghiaccio tagliato a metà. 2 metal testate perché è molto lento, ok. Articlass, no, ha detto cubo di ghiaccio tagliato a metà fa un terremoto che non farà molto a un mobile perché è un tank fisico. E arriva il metal testata che lo manda che io. Not bad, not bad. Allora, Suicune. Allora, Suicune, io me lo ricordo come un Pokémon ghiaccioso. E quindi dovrebbe arrivare un altro metal testata, però non mi ricordo se è acqua o ghiaccio. Non so, allora, è un Pokémon ghiaccioso, cioè si trova, non so se è uno spoiler, cioè si trovava su coso, su Verde Foglia, cioè non so se è uno spoiler oramai. Si trovava in una caverna, no, su Icon, Entei e Raikou si trovano nell'erba. No, allora, Entei si trova su Verde Foglia, nell'erba. Raikou si trova nell'erba però su Rosso Fuoco e quindi presumo che Suicune sia in una grotta gelata, non mi ricordo. Comunque è ghiaccioso o acqua, non mi ricordo. Arriva un idropompa su Diancie che subisce in modo super efficace. Ok. Rotom viene... ci sono un sacco di switch, madonna. Un altro switch. Io avrei fatto un danza spada. Vediamo se l'ha predictato. Pressione. Pressione! Quanto è inutile! Sbigo attacco. No, non l'ha. Calmamente. Ok, sta cominciando a setappare. Non è bello quando Suicune, che è un leggendario, setappa. Non è per nulla bello. Un altro calmamente, quindi siamo a più 2. L'attacco speciale raddoppia. Farà male, farà molto molto male. Se riesce a colpire naturalmente, perché adesso... Carineria. Quindi presumo che sia acqua, se non ha fatto metal testata. È andato per lo stab. Ah vabbè, che anche metal testata sarebbe stato uno stab. Vabbè, è andato per la mossa che fa più danno, presumo. Un altro calmamente. Perché hai fatto... L'avversario ha fatto un altro calmamente quando sapeva che perde più di metà vita con coso. Non so quanto sia stata saggia questa scelta. Sperava in un fail di carineria? Boh. Suicune va giù. Ok. E arriva Diancie. Beh, Diancie ha un peletto di vita. Non so quanto è. Diamante Tempesta. Ok. Non farà molto, sinceramente. Esatto. Non è molto efficace. Metal testata. Ciao ciao Diancie, perché subisce un 4 per da metal testata e hai un mega mobile davanti. E la battaglia termina qua.
Quindi questa era la battaglia di Andrea, una 3 contro 3 molto scialla, tranquilla, proprio easy peasy, lemon squeezy. Non ho visto il tuo team, Andrea, però dai tre componenti del team sembra un team che funziona. Non è che posso veramente dare consigli per quanto riguarda le 3 contro 3. L'avversario aveva due leggendari su 3, di cui uno citato probabilmente. Cioè io lo butto là perché di Anzi si poteva ottenere solo con evento. Però vabbè, nient'altro da dire sinceramente. Se vuoi mandarci il tuo gameplay, la tua battaglia, può anche essere su Horas. Lo ripeterò fino allo sfinimento, perché io ancora non ho finito Horas. Sono ancora molto molto indietro, perché a causa di scuola e tante cose varie, cioè anche i muffin ci sono in mezzo, io non riesco a finire Horas, cioè proprio mi devo mettere una serata e dico ok, per le prossime 6 ore io non avrò più una vita e giocherò a Horas. Comunque, se vuoi mandarci il gameplay anche su Horas, puoi cliccare il bottone che compare qua. Naturalmente Horas dovrà aspettare fino a quando io finirò il gioco, appunto. Per il momento continuerò su XY, però presto lo finirò, te lo assicuro gamer, tranquillo. Quindi direi che per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao gamer!